Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Motocicletta Team. Oggi abbiamo un po' di chilometri davanti. Sto andando al primo ritrovo con i ragazzi. Oggi abbiamo una bella oggi. L'avventura di oggi è una mototendata nel Cilento. Partiamo da Lecce. Adesso sono solo, questa è metà della strada. Adesso sono solo, vado a recuperare dei ragazzi. Ciao Paolo! Ehi! Hey, tutto a posto? Ho trovato il mio personal trainer. Ci incontriamo con i ragazzi, primo appuntamento qua a Lecce, caffettino. Secondo appuntamento dopo Taranto e poi direzione Basilicata. Pranzo, entriamo nel Cilento e facciamo una bella mototendata. Più o meno oggi dovrebbero essere intorno ai 450 km e domani per il rientro più o meno uguali passeremo dalla costa del Cilento, poi di costa della Calabria e poi rientriamo dal Pollino. Mi fermo a fare benzina. Allora io adesso vi lascio qua, recupero parte dei ragazzi e ci aggiorniamo dopo. Ok, ciao ciao. Siamo arrivati a Brindisi, qua prendiamo la strada per Taranto. L'ho già sentito con gli altri ragazzi, sono partiti e ci vediamo là. Dietro di me ci sono tutti, vediamo se ci siamo tutti. Ok, Danni, ci siamo tutti? Ok, ho l'interfono collegato con Vanni. Perfetto. Allora ragazzi, piccolo briefing. Finito lo stradone, la statale, che entriamo dentro la Basilicata, le strade sappiamo che della Basilicata sono un po' mal ridotte, quindi tanto stiamo andando piano, il ritmo lo conosciamo, però occhio che ci può essere breccia, ci può essere la buca. Se è possibile segnaliamo, se non è possibile perché siamo attenti nella guida, non è un problema, perché ognuno, no, deve essere responsabile della propria strada, ok? Volevo solo dire questo a livello di attenzione sull'asfalto, giusto per ricordarlo sempre. Poi ciao Anni. Abbiamo il gadget. Il gadget con la motoretta e con la tenda. Grazie. Che sostituisce il casco da quello che è. No, i caschi li possiamo lasciare qua, i caschi. I caschi. Vedi, guarda, c'è la tenda. Incredibile. E c'è la moto. No, che vabbè, sta anche impennando. C'è la tenda dietro la moto. Che non si dovrebbe fare, però. Che è grandi. Grazie. Come si dice? Come si dice, Vanni? Grande. Fatti vedere, Vanni. Fatti no, vedere. Mi vergogno. Mettere là. Allora, Vanni neanche video sa fare. Cioè, è riuscito a bloccare la registrazione. Va bene, noi ripartiamo. Ci vediamo dopo. Ok. Rabocco fatto. Recuperato tutti. Attenzione alla buca. Ci lasciamo alle spalle Taranto, direzione Basilicata. La Mara Lucano. Sosta a benzina. E poi dritti fino al mattino. Ce ne sono altre. Adesso non dovrebbero esserci più benzine. Ah, perché sto così? Cosa? Perché sto così? Guarda, rabocca.
così stai sicuro. Buongiorno, com'è l'automatico? Cosa c'è qua? Devo fare qua, dai. Ok, vabbè, tanto devo fare il pieno. Posso? Che classe, che stile! Là in fondo si inizia a vedere Craco con la action cam, non riesco a zoomare più di così, ma comunque non si riesce a vedere, ma fra un po' ci avviciniamo. Incredibilmente la strada che sale a Craco, una volta completamente abbandonata e estremamente dissestata, che tra l'altro per chi fa enduro come noi è un piacere salire, ma incredibilmente è stata ripristinata con tratti di asfalto completamente nuovo, quindi rende finalmente questa salita abbastanza ripida e ricca di tornanti un piacere per tutti, anche per chi è meno appassionato di guide in strade dissestate. Così con questa strada è più facile salire, adatta anche, perché no, a uno scooter. Arrivati finalmente alla fine di questa strada si inizia a vedere Craco, questa città abbandonata, ma ancora è possibile visitarla grazie a delle visite guidate su prenotazione. Ecco finalmente che si scorge Craco arroccata su una roccia dopo un 10 minuti di salita e paesaggi, devo dire, molto belli, perché la Basilicata offre una varietà di paesaggi notevole. Ci fermiamo un attimino, piccola sosta, solite foto di rito e continuiamo il nostro giro. Che bello che sei! No? Oggi con maledetta primavera che me l'ha messa in lupo. Sono altro da E per chi non conoscesse Craco, nel 1963 il centro storico iniziò a subire uno spopolamento dovuto ad una frana che all'inizio degli anni 80 lo ha reso una vera e propria città fantasma. Questo fenomeno ha contribuito a rendere particolare l'abitato di Craco, che per tale caratteristica è diventata una meta turistica nonché un ambito set cinematografico. Eccolo qua, pensavo di tardare, invece abbiamo anticipato, meglio. È carino, no? Sti paesini. Parcheggiate, parcheggiate! Parcheggia! Sì, sì, parcheggiate! E in anticipo di quasi un'ora sulla tabella di marcia arriviamo a Cirigliano, microscopico comune sulla montagna in provincia di Matera, di 280 abitanti, verificati in questo momento mentre montavo il video. E finalmente è ora di pranzo. Avevo trovato questa trattoria dove ci hanno trattato veramente bene, mangiato bene e speso il giusto. Buon pranzo a tutti. Alla vostra. Food da bar, Buon appetito. Allora abbiamo pranzato in questa bellissima trattoria. L'ha mangiato bene, abbondante, e ora direzione Cilento. Saranno circa
200 km così, perché qua siamo più o meno a metà strada, quindi ne abbiamo fatti 235, adesso ce ne mancano 192. Giovanni in collegamento. Vanni, mi senti? Perfetto. Ti saluta Vanni, ti saluta. Un bel paesino là sopra. Il paesino si chiama... Ah, che capito! Si chiama, eccolo qua. Gorgoglione, si chiama Gorgoglione. E non fate battute. Ciao Michele, scrivi quando arrivi, scrivi, alla prossima, ciao Michele. Tutti più in secca, eh? Vanni mi ha detto me ne vado con Michele, sì, vattene Vanni, vattene. Io ovviamente parlo con un come se si sentisse anche Vanni, ma in realtà non l'ho sentito, quindi sembra... 23 gradi, siamo a... aspetta che non è scampagno, volevo vedere l'altitudine, 540 metri di altitudine, siamo alti, guarda quanto è fitto questo posto. Tanto per rendere l'idea del giro che stiamo facendo, siamo partiti da Lecce, abbiamo percorso questo percorso rosso, dopodiché entrati in Basilicata, siamo passati da Craco e abbiamo mangiato precisamente a Cirigliano. Siamo immersi nel Parco Nazionale dell'Appennino e questa strada che state vedendo ricca di alberi, questo bosco meraviglioso, più o meno è in questa zona. Come vedete è tutto molto verde tra le montagne. Il nostro obiettivo è arrivare al nostro campeggio, che si trova esattamente qua, questo punto A, per poi il giorno dopo fare tutto questo percorso blu e rientrare infine verso Lecce. Il nostro obiettivo del secondo giorno è arrivare al porto di Maratea facendo tutta la litoranea, ma continuiamo col giro e andiamo a vedere com'è questo campeggio. Cioè, io penso che i ragazzi stiano proprio ipnotizzati, eh? Che pare 1200 metri. Questo bosco, situato a 1200 metri nel cuore dell'Appennino Lucano, a me e a Vanni ci ha lasciato veramente incantati. Ci siamo messi d'accordo durante la traversata di questo bosco tramite il nostro FOD Sport, che tra l'altro trovate anche il link in descrizione con un 15% di sconto. Ci siamo messi d'accordo per tornarci e fare una mototendata un po' più wild. Chiamerò probabilmente il comune e l'ente che gestisce questo bosco e mi farò consigliare da loro la location più idonea per fare una bella mototendata. Aspetta, a destra dove però? A destra... Aspetta, ho sbagliato, a sinistra. Sì. No, no, qua, scusa. Ah, mi dispiace per Cristian, per Simone, ha fatto a posto? Ok. Forse riusciamo a lasciarci alle spalle il temporale, ci sta sfiorando, qualche gocciolina arriva, mancano pochi chilometri alla campagna e vediamo se riusciamo a scampare questo temporale. Per fortuna i paesaggi sono sempre stupendi e il traffico è veramente poco. Allora, siamo entrati in campagna da circa 20 km ed è proprio cambiata la luce. Eravamo proprio sotto una brutta nuvola nera che ci stava seguendo. Ma entrati in campagna, sole, proprio come ti dice, no?
E tra l'altro sono circa un centinaio di chilometri che cerchiamo una benzina, più che altro perché il serbatoio è proprio piccolo e noi per fortuna stiamo bene. E ne abbiamo trovati un sacco chiusi, ma proprio tanti. Adesso finalmente abbiamo trovato un aperto. Io mi fermo, faccio fare benzina ai ragazzi. Vediamo un po' come procede. Danilo, come procede? Bene? A moto come si sta comportando? Bene. Perfetto. Come? Però. Fedele, come procede? Bene, bene, sto stanco di gambe. Va bene, dai, mancano 90 km e siamo arrivati. Senti, ma dobbiamo raboccare qua o posso? Io la faccio domani la benzina. Io che qui metto il serbatoio. Allora lasciala. No, domani la faccio andare. No, e c'ho una tacca sola consumata. Vanni, come sta andando? Vabbè che con te sono in collegamento fisso. Incredibile proprio. Perfetto. Cioè, non so cos'altro dire. Oh, ma c'è le mani ghiacciate, c'hai. Belle, fresche. Ma l'arrivo quando, dici? 90 km. Ah, siamo arrivati? Vabbè, buono. Davide, come va? Va, va. Va? Lo scramblerino, va la bomba? La bomba, il culo un po' meno. 90 km siamo arrivati. Ciao. Si è appena svegliato, no? Questo si è appena svegliato. Come? Va bene. Ma quel coglione. Ma quel coglione di Davide. Che non sei tu però, eh. No. È l'altro Davide. No, lo conosci, te lo ricordi quell'altro alto? Sì. I ragazzi benzinano. Senti che rombo, senti che rombo. Loro benzinano e noi andiamo a farci il caffè. Tutti concentrati, tutti concentratissimi. Attenzione. Che vanni! Che va, guarda. Con che scioltezza, guarda con che scioltezza! Sporone. Che vanni! Che sporone! E qua quando piove diventa un fiume la strada. Sì. Attenzione che si scivola, eh! Sì. Niente di che, però attenzione. Siamo tutti? Va bene, 9 chilometri. 9 chilometri tra le montagne, stradine strette, salite e discese per poi finire in una stradina sterrata. Scorgiamo un piccolo cartello di legno fatto a mano con scritto campeggio per poi trovare questa casetta. Il mio waypoint si ferma qui, ma del proprietario del campeggio nessuna traccia. Mo lo chiamiamo, dov'è? Ma il vero eroe è lui con l'Harley, il vero eroe. un grande. Ma ecco che dal bosco esce Alessandro, probabilmente una delle persone più gentili che potevamo trovare in un bosco. Non sono riuscito a firmarlo, avevo la telecamera spenta, ma ci indica questa strada in discesa, non esattamente facile per un Harley Davidson oppure per qualche moto troppo stradale, ma arriviamo finalmente al campeggio. Ci dà libero spazio, ci dice il campeggio è tutto vostro, siamo fuori stagione, mettetevi dove volete, ci indica le piazzole e inizia a calare il buio. Ah, ma lui è un grande, lui non ha problemi. Non ha problemi. L'importante è non piegarla mai. Se no chi la tiene? Allora, non so se mi si vede, metto la torcia così. Siamo arrivati al campeggio,
abbiamo piazzato le tende. Ci sono un po' di piazzole, adesso qua non si vede molto bene. Qua abbiamo una piazzola con due tende, qua c'è la mia, qua c'è quella di Simone, là sopra dovrebbe esserci quella di Fedele, che però non si vede, quella dovrebbe essere di Davide, e poi Vanni, e poi, ah no, e vabbè, insomma, e là dietro, ci sono un po' di piazzole nel bosco, e là dietro c'è quella di Peppo. Le moto le abbiamo messe tutte qua, poi domani mattina magari si vedono, qua c'è la mia, e adesso qua c'è il buon Fedele, c'è il buon Fedele, qua c'è la mia, anzi adesso chiudo questo, ok, chiuso, praticamente siamo in un bosco, bello fitto, tutto... come si può dire, a terrazzate, tutto terrazzato, quindi ci sono piazzole un po' nascoste dappertutto. I ragazzi mi sa che stanno preparando il fuoco già. Una bella situazione. Ciao. Avete iniziato senza di me? È tutto potabile. Hanno iniziato senza di me. Era potabile. Era potabile. Adesso ripetiamo. Va bene, mo. Ah, qua ci hanno preparato il fuoco. Perfetto. Ok. Quindi mo penso avrà un po' di fuoco. Iniziamo a mangiare qualcosa e ci vediamo durante la cena. Ciao. Allora. Alessandro del campeggio Grinto ci sta iniziando a viziare, eh? Ci ha tirato l'ola, qua fra un po' si arrostisce, qua si cilla. Allora, coppola di Garibaldi, la spacchiamo, e c'è praticamente coppola di Garibaldi sarebbe prosciutto fuori e pasta dentro? Ragazzi, un... piselli, mozzarella, uova, latte, burro, parmigiano. Una cosa leggera. Sciacqua la bocca. Cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Salsiccia? Pancetta. E da veri motociclisti, dopo una grigliata ci godiamo una bella tisana calda. Senti, per poi andare in tenda a dormire. È veramente uno spettacolo, siamo proprio in mezzo al bosco, bellissimo, e questo è tutto il campeggio. Ma chi è che è venuta con questa? Ed ecco perché è importante una buona colazione prima di partire dopo una notte in tenda. Ovviamente nulla di grave, come sempre, tante risate, però andiamo a recuperare subito una bella colazione. Io volevo fare il video della colazione, ma ce la siamo sbranata. Una buona colazione qua ad Agropoli, e niente, volevamo salire al castello, ma come abbiamo varcato, anzi no, 10 centimetri prima della ZTL è scattata l'attiva e non abbiamo fatto il tempo, quindi siamo scesi, ce la stiamo facendo qua. Allora abbiamo trovato sulla litoranea cilentana, così si dice, questo ristorantino, questo è il parcheggio, e abbiamo questa bella vista sia da qua che da là. Insomma,
Non a caso si chiama Belvedere, sennò si sarebbe chiamato Brutto Vedere. E da niente diventa Brutto Vedere, Belvedere. Brutto Vedere, Belvedere. Brutto Vedere, Belvedere. Il loghetto HCCP scritto qua, non si vede ma c'è scritto, quindi è stata approvata. Buon appetito. Allora, sono di due tipi di alici, una impanata e impanate fritte, l'altra imbuttunata. Ed è qui che inizia il nostro ritorno, prendendo questa strada litorale che da Agropoli ci porterà fino a Maratea per poi iniziare il nostro rientro. Una strada che si slega, che si snoda, che si raccorda tra litorale, altezza mare, per poi risalire, andare in montagna, farci scoprire questi tunnel scavati nella roccia, entrare in paesini, per poi di nuovo ritornare verso il mare. Una litoranea meravigliosa, 90 km di puro godimento. In sella alle nostre moto è stato il modo più bello per godersi queste strade. La perfetta riuscita di questa moto tendata è sempre grazie ai partecipanti che l'hanno resa indimenticabile. A me e a tutto il team non resta altro che aspettarti alla prossima avventura e condividere momenti indimenticabili. Ciao e alla prossima! Che... Harley Davidson, Street Bob, 25.000. Pregio è accogliente, è una moto accogliente, accoglie chiunque. Il difetto non ti può portare ovunque. Eppure sei qui. Però, sì, sono qui. Eppure sei qui, che non è stato facile arrivare qui. Agli amici. Come mi chiamo? Sì. Mario. Giusto. Ducati Scrambler, 15.000 rotti. Divertente, facile, ti spacca il culo dopo 150 km. Danilo. Sicuro? Quasi, ma, è un premio. Ma tutti i giorni? Il premio è Danilo, dipende. Lion 450, e... nuovissima, 490. Forse. È bella la moto, dai. E il difetto? E il difetto... Ancora dobbiamo scoprirlo. Devo scoprirlo ancora, sicuramente c'è, ma ancora è preso. Come ti chiami? Canari 700. Quanti chilometri hai? 13.000 euro. Pregio va dappertutto. Petto c'ha la sella dura. Moto squadra. Bombolo. Che, no, Bombolo non sei tu, è l'altro. Ah no. No, tu chi sei tu? Antonio. Canari 700 World Rider. Quanti chilometri c'hai? 25.000. Pregio è che non ha pregi. Il difetto è che non ha difetti. Perché sei salito là sopra? Devo crescere. Sembra urina. Giuseppe. Che moto hai? Yamaha Super Tenere 750. Classe 91. Fantastico. Quanti chilometri c'hai? Quelli che segna sono 45.000. E quelli che si... Saranno 145.000. Pregio va ovunque. Ovunque. Succhia troppo. Questa è la tua prima moto tendata? Sì. Fantastico, quindi, l'ha comprato ieri. Quindi ancora non sai come andrà, te lo chiederò domani mattina. Sto cercando di darmi una botta di camomilla. Così per ah, morire camomilla. In una tenda qualsiasi. Fantastico. È quasi finita, fantastico. Là c'è una schiera di cose che ci siamo fatti fuori questa sera, va bene. Lì c'è il fuoco, che scoppietta, fra un po' lo spegniamo. Buonanotte. Stanco ma con una nuova passione sbloccata. Accompagnami a casa, Dani. Non ce la faccio più.